Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questo segnalibro a forma di riccio, molto carino. Un'altra piccola idea regalo, se vogliamo, per tutte le occasioni. Poi, tra l'altro, è anche ovviamente molto utile. Vediamo subito cosa ci occorre. Per realizzare tutte le parti del riccio userò acrilli, questo acrilico della Mondial in questi colori, vedete, marrone, un marrone più chiaro, un uncinetto da 4. Poi vi servirà una tache grande, vedete, come questa, classica, semplice, potete usare anche quelle colorate se le trovate come volete. Poi io mi sono tagliata con la Big Shot un cerchio perfetto, ovviamente da mettere dietro, che insomma per incollare appunto con la colla a caldo che vi servirà il riccio. Partiamo subito facendo un cerchio magico. All'interno del cerchio magico andiamo a lavorare 14 maglie alte. Come al solito partiamo facendo 3 catenelle per alzare il lavoro, però poi non le contiamo, quindi poi andiamo a fare proprio effettivamente 14 maglie alte all'interno del cerchio magico. A questo punto possiamo tirare la codina e chiudere con una maglia bassissima, attenzione, non nella terza catenella, ma proprio nella prima maglia alta lavorata. Adesso andiamo ad allargare un po' il cerchio, quindi facciamo un aumento, quindi su ciascuna maglia andiamo a lavorare 2 maglie alte, sempre tiriamo sul lavoro con 3 catenelle e poi andiamo a lavorare appunto 2 maglie alte in ciascun punto, quindi un aumento su ciascun punto. Chiudiamo come sempre con una maglia bassissima, ovviamente nella prima maglia alta lavorata, ignoriamo le 3 catenelle. Adesso andiamo a fare una sequenza di picot, maglia bassissima e picot per creare proprio appunto la schiena del riccio. Iniziamo con il picot che si fa facendo 3 catenelle, nella base delle 3 catenelle prendiamo le 2 asoline, vedete queste 2 asoline qua, e le chiudiamo con una maglia bassissima. Avremo creato così il nostro picot. Eccolo qui. A questo punto sulla maglia successiva andiamo a fare una maglia bassissima. Sulla maglia successiva ancora, attenzione, facciamo una maglia bassissima, però facciamo anche un picot. Quindi mentre stiamo lì, continuiamo facendo 3 catenelle, alla base chiudiamo le 2 asole con una maglia bassissima, abbiamo creato un picot. E di conseguenza questa è la sequenza, maglia successiva, maglia bassissima, di nuovo una maglia bassissima e un picot, per un totale di 8 picot. Fatto l'ottavo picot, dovete averne 8, prima di fare la maglia bassissima sul punto successivo cambiamo il colore, perché adesso andiamo a fare proprio la parte del musetto, quindi prendiamo quel marrone un po' più chiaro che avete visto all'inizio e non chiudiamo con la maglia bassissima con il marrone, ma approfittiamo per far entrare il nuovo colore con il marrone chiaro. A questo punto possiamo tagliare il marrone scuro per avere insomma più pulizia nel lavoro e adesso andiamo a fare proprio il musetto. Partiamo facendo una catenella e poi andiamo a lavorare i 6 punti successivi con 6 maglie basse. Se riuscite lavorate anche le codine e così sarà meno lavoro dopo a sistemare i fili in eccesso, quindi 6 maglie basse. Adesso andiamo a creare una sorta, diciamo, di triangolo per fare il musetto, quindi una catenella, giriamo il lavoro, non lavoriamo la maglia, la saltiamo direttamente e andiamo quindi a lavorare le successive 5 maglie basse con 5 maglie basse appunto. Di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, la saltiamo la prima maglia e lavoriamo le successive 4.
Ancora una volta una catenella, giriamo, saltiamo e lavoriamo le successive tre. Vedete, stiamo andando a scalare in modo da creare proprio il musetto. Una catenella, giriamo, lavoriamo le due e chiudiamo l'ultimissimo giro quando ne abbiamo solo una da lavorare. A questo punto il riccio è finito, possiamo tagliare il filo, andare a sistemare i fili in eccesso e abbiamo questa prima parte finita. Adesso andiamo poi a creare il musetto e gli occhi, l'occhio anzi. Mi raccomando, tirate molto bene la codina iniziale, quella del cerchio magico, per chiudere bene il buchino e andiamo a sistemare come ormai sappiamo fare all'interno della lavorazione. Per fare gli occhietti è semplicissimo, prendiamo un po' di filo marrone e andiamo a inserire, vedete, in questa maniera, attraverso la lavorazione, il filo e faremo, diciamo, un paio di giri. Dopodiché andremo ad ancorare il filo sul retro facendo un piccolo nodo. Naturalmente cercate poi di infilare il filo in eccesso e poi andiamo a tagliare, quindi semplicissimo. Ora io sto usando un ago anche abbastanza grande, forse è meglio quello da lana. Comunque insomma piano piano, tanto per farvi capire il concetto, semplicissimo, andiamo a fare l'occhietto. Per il musetto stessa cosa, filo marrone, vedete questa è la punta del musetto, vi mettete più o meno al centro e andiamo a fare delle cuciture, a passare il filo qualche volta, insomma, quanto necessario, vedete poi voi, potete anche forse raddoppiare il filo per fare prima, però poi dovete, diciamo, essere bravi a non tirare troppo, perché dopo se no viene male, quindi se... forse è preferibile fare con un filo solo. Piano piano, vedete, in questa maniera andiamo a cucire tutto il musetto. Che in questo caso, quando insomma vi sembra che il risultato sia soddisfacente per voi, andiamo a fare semplicemente un nodino con l'altro filo per ancorare bene i fili e poi andiamo un po' a nascondere il tutto. Ultimissimo step, andiamo a incollare il riccio. Io, come vi dicevo, mi sono fustellata avendo ormai la Big Shot con questo cerchio perfetto, ma insomma voi potete tagliare, vi consiglio di metterlo ovviamente perché andrà a incollare meglio e sarà più pulito anche il lavoro secondo me. Quindi semplicemente con la colla a caldo ne mettete un pochino sul centro, nel centro diciamo, perché poi ovviamente si spande. E poi attacchiamo la tache e il riccio. Fate una leggera pressione, non premete troppo, altrimenti la colla potrebbe fuoriuscire dall'altra parte e poi diventa antiestetico, insomma, quindi. E questo è il risultato finale. E
questa era l'idea di oggi, l'idea per questo nuovo tutorial. Io spero vi sia piaciuta, un'idea carina, a me è piaciuto tantissimo. Io ho fatto tanti regalini, perché poi un segnalibro è sempre una cosa utile, e, insomma, quando si tratta di fare un pensierino è veramente l'ideale. Io come al solito vi lascio l'end card con tutte le informazioni e naturalmente vi aspetto al prossimo video. Ciao! Allora, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, così ne ho la percezione. Naturalmente iscrivetevi se non vi siete iscritti per non perdere nessun aggiornamento. Tutti i link dei social sono nell'info box e vi invito a seguirmi sempre di più, ma lo state facendo già, su anche tutti gli altri social, perché è lì che pubblico qualcosina, diciamo, un po' più privato e soprattutto qualche anticipazione magari dei prossimi tutorial. Io ovviamente vi ringrazio tanto per i commenti, per i complimenti che mi fate sempre, anche per i messaggi privati che mi mandate. Continuate a mandarmi i vostri lavori con i miei tutorial, mi fa tantissimo piacere, e naturalmente vi aspetto al prossimo video. Ciao!